Ciao ragazze, eccoci con un nuovo video tutorial e questa volta vi faccio un trucco assolutamente sui toni dell'arancione. Come potete vedere, io vi faccio, non so se riuscite a vedere, indosso questo bellissimo corpetto di Tally Whale che mi piace veramente da morire ed è questo, proprio è assolutamente estivo e ha tutti questi, non so se riuscite a vedere, questi motivi che sono veramente bellissimi. Con questa qui, questo è un tutorial che ve lo realizzo con la palettina della Sleek, che è uscita da non tantissimo, comunque nel mese di maggio, della collezione I Divine, l'edizione limitata numero 449 del Mar. Ed è proprio una classica palettina estiva per realizzare comunque dei trucchi piuttosto comunque estivi o primaverili. E niente ragazze, iscrivetevi al mio canale, vi lascio il link qui sotto in ogni caso e vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao! Allora, applichiamo questo che è il fondotinta di Malinka con questo pennellino angolato. Ah, di andare dalla mia amica nuovamente che sicuramente saranno arrivati dei nuovi prodotti di Malinka che io sto veramente letteralmente impazzendo per questa marca e vi giuro, sono troppo arrabbiata che non riesco a trovare una profumeria che ce l'abbia qui a Ravenna. Cioè, io sono veramente disperata. E è un'occasione in più per vedere la mia amica. Un bacione a Denise, te la rimando ancora, che ogni volta che vado da lei, tipo, le sbadiglio un negozio. E non vedo l'ora di tornarci. E penso che ci tornerò comunque a breve. Ora applichiamo un po' di cipria. Io prendo questa della Stay Matte di Rimmel, che è la numero 010 Warm Honey, e l'applichiamo. Applichiamo un po' di correttore. Io utilizzo a quello oltretutto la solita base di Wycon, che oggi la metto anche leggermente sotto. Secondo me questo fondotinta di Malinka è super coprente e veramente, cioè copre veramente talmente bene che a mio avviso anche un correttore, se non avete troppe occhiaie di una tonalità anche che non sia troppo coprente, va più che bene. Poi ragazze, andiamo ad applicare l'ombretto. La bellissima palettina della Sleek, che è quella della Limited Edition del Mar, che è la numero 449, ed è questa palettina che ha tutti i colori molto, come potete vedere, molto molto estivi. Io vado a prendere questo arancione qui, che vi dico anche il nome, si chiama Sunset Strip, è veramente veramente bellissimo. Lo andiamo a prendere con un pennellino piatto e andiamo ad applicare su tutta la palpebra mobile. Questa palettina mi piace veramente tantissimo, sicuramente deve essere utilizzata ovviamente in periodi estivi o comunque primaverili perché come potete vedere ha comunque tutti molto dei colori tutti molto estivi e primaverili. Guardate qua, questo qui è bell'arancione, quindi. Poi prendiamo questo qui, questo qua è il color On The Rock e lo andiamo ad applicare a fianco nella parte più esterna dell'occhio per intensificare il colore. Prendiamo questo rosato qui, se lo vedete, questo è un rosa e si chiama File Euphoric e lo andiamo ad applicare nella parte interna dell'occhio. Un po' sopra, non proprio sotto l'arcata sopraccigliare, ma quasi per creare leggermente un po' di contrasto. Riprendiamo il nostro color On The Rock e lo andiamo ad applicare nuovamente. Prendiamo questo bianco, che è il colore che si chiama Chill Out, è proprio un colore bianco matte, e lo andiamo ad applicare qui sotto l'arcata sopraccigliare. Poi, se vogliamo dare un tocco leggermente più scuro, andiamo ad applicare il color Ambience, che ha questo qui,
fatto cadere tutto, con un pennellino da sfumatura nella parte proprio esterna dell'occhio. E lo portiamo verso l'alto e prendiamo una matita nera. Io prendo questa qui, che è quella di Wycon, che mi trovo veramente benissimo, la Deep Black 01, e andiamo ad applicare come se fosse un eyeliner veramente attaccatissima alle ciglia, portandola anche leggermente su, creando la nostra solita linguetta, che se non è precisissima fa lo stesso, perché adesso la andiamo un po' leggermente a sfumare con questo pennellino, che è quella per l'eyeliner. Poi andiamo a sfumare il tratto. E poi andiamo a stenderla anche nella parte sotto dell'occhio. E voilà! Ora come blush applichiamo questo qui di Essence, che è il blush up numero 10, che è quello con la sfumatura, ed è bellissimo, e lo andiamo ad applicare in maniera molto molto generosa, che è quello un po' aranciato. Questo qui di Lila, che è un gloss della nuova collezione Lila For You, ed è veramente splendido. Ecco qua. E niente, ragazze, un bacione a tutte e al prossimo video. Ciao!